Numero 12, signore gentili ascoltatori, nonché numero 8 tra le sfide tra me e il mio rivale Riccio, come sempre. Io stavolta lotto da Art Gold e, se non ricordo male, anche lui. Come vedete, la mia squadra è interamente composta da nuove reclute che ho interamente allevato, fatto nascere dall'uovo e allevato con amore, e come vedrete mi ripagheranno dell'affetto datogli in questa lotta. Tutti e 6 sono esordienti, ovviamente, come ho già ricordato, mentre lui usa i soliti tranne un paio di nuovi innesti, ovvero Yokushi, Uxie e Kangaskhan. Detto ciò, non mi rimane che augurargli buona visione per la 12ª volta. Benissimo. Che dire, io apro con il mio Hardinero, il mio nuovo Scizor. Lui apre con il suo solito Electivire, il suo Pokémon nonché più rappresentativo. Insomma, Electivire sta a riccio, un po' come Pikachu sta a Dash, mi avete inteso. Bene, a questo punto lui apre con Breccia, che è solo danno neutro sul Hardinero, che ha la pelle dura, comunque, nonostante avesse anche Assorbisfera, come avete visto. Io rispondo con una Forbice X, che gli infligge parecchi danni, vista la bassa difesa di Electivire e l'alto attacco di Hardinero. A questo punto lo sorprendo, perché prima ho usato una mossa normale, dopodiché non se l'aspettava che usassi Pugno Scarica, una mossa, una priority move, e così lo prendo, lo colgo di sorpresa e subito il suo Electivire cade per mano del mio pestifero insetto, che si rivelerà decisivo nella battaglia, come avrete modo di vedere. Subito uso Pugno Scarica per infliggere danni anche su Kangaskhan, non conoscendo la sua velocità, e per prudenza appunto l'ho fatto, che incassa abbastanza bene il colpo. Lui usa Terremoto, che è danno neutro sul metà tipo acciaio, è vero, Hardinero, ma anche metà tipo coleottero, ovviamente, per cui il tutto viene, diciamo, bilanciato. Lui fa brutto colpo con sbigo attacco, sapendo che avrei attaccato di nuovo con Pugno Scarica, fortunato, ma per fortuna Hardinero si rifiuta di cadere e resiste a 5 per infliggere un ultimo Pugno Scarica a Kangaskhan, che ormai è al lumicino. A questo punto una mia mossa furba, perché sapevo che avrebbe usato sbigo attacco per finirmi, ma non sono ingenuo, così metto Rasta. Rasta perché ricorda molto Bob Marley, Tangrowth, in modo da annullare il suo sbigo attacco. Lui usa una mossa disperata, Giga Impatto, sapendo che avrebbe perso il proprio turno, perché sapeva, comunque perché sapeva che invece con il mio attacco l'avrei fatto fuori. In questo caso Energy Palla di Rasta, che fa fuori il suo marsupiale canguro, Kangaskhan. Esordio amaro per lui, subito perde. Adesso tira fuori il suo Yokushi, davvero noioso il suo Uxie, perché ha basso attacco speciale, però non fatevi ingannare, qui riesce a uccidere Rasta soltanto perché ha bassa difesa speciale, ma al contrario Yokushi ha altissime sia difese che difesa speciale, per cui lo rendono un avversario ostico, unito alla sua alta velocità. Il modo migliore per contrastarlo è usare il mio Ursaring nuovo, Winnie, che come vedrete non si chiama più così, ma prossima lotta in cui lo userò, vedrete, il suo soprannome è cambiato e non ve lo rivelo per non fare spoiler. Comunque ho deciso di attaccarlo a suon di ombra artigli, che sono super efficaci sul puro tipo psico Uxie. Lui attacca con fulmine, non con psichico, non so, forse pensando che avessi switchato a questo punto, ma non vedo perché, visto che l'ho messo di proposito contro Yokushi, e così non demordo e continuo ad attaccarlo a suon di ombra artigli. A questo punto però Yokushi riesce a ricaricarsi con Baccacedro, che a questo punto diventa una cliente piuttosto scomoda, Baccacedro, come se non bastasse la già alta e eccezionale difesa di Uxie. Winnie riuscirà a resistere a un altro psichico e avrà abbastanza forze per sferrare un altro ombra artigli. Yokushi per miracolo riesce a resistere, come vedete. Con l'effetto ottico può far sembrare l'energia addirittura vuota la barra, però a questo punto con fulmine riesce finalmente per lui, ovviamente, a far fuori Winnie Ursaring, che però direi se l'è cavata bene per aver lottato contro un Pokémon leggendario come Uxie. A questo punto lui, per paura di Pugno Scarica, manda Flygon come scudo a proteggere Uxie per incassare il Pugno Scarica. Come vedete però, nonostante abbia solo 40 di potenza, il mio Hardinero però tecnico, che la porta a 60 la potenza, e in più Flygon a bassa difesa, oltre che la stab di Pugno Scarica acciaio. Quindi vedete, sarebbe dovuto essere un 2-hit KO, ma come vedete per pochissimo di nuovo Flygon resiste. Fortunato qui Riccio. Resiste abbastanza, insomma, per infliggere un terremoto e mettere fuori gioco Hardinero.
Gardinero, che ha giocato un match eccezionale, ha ucciso uno dei Pokémon del riccio e in più ridotto in fin di vita altri due, Kangaskhan e Flygon. Quindi si è ampiamente guadagnato la pagnotta quest'oggi. A questo punto tiro fuori la mia carta sorpresa, violinista, alias il mio nuovo Kingler a cui fa un buff Ferrartigli, vista l'alta difesa e nonostante la stab di Dragartigli. Ma mette a tacere la libellula gigante Flygon con un bel pestone che lo riporta dal mondo da cui se n'è venuto. E a questo punto lui manda Yokushi, fiducioso di usare fulmine, ma neanche qui mi dimostro ingenuo, poiché metto a fare da scudo Zozza, la mia nuova Mach, che incassa abbastanza bene il colpo. A questo punto io gioco d'astuzia e lo colgo di sorpresa perché non se l'aspettava questa mossa uovo, furtivombra, in modo che posso attaccare per primo e mettere finalmente a tacere questo fastidiosissimo Uxie. Ottimo lavoro di Zozza qui. Però, come vedrete adesso, non riuscirà a resistere al micidiale terremoto di Banjirasu, il suo Tyranitar, vecchia conoscenza. Cioè, in passato ha lottato. Ma non importa, anche Zozza ha fatto ampiamente il suo dovere. Senza la sua priority move come furtivombra, mossa uova, non so se avrei riuscito a far fuori Uxie, o comunque non so se sarei riuscito a farla fuori così facilmente. A ogni modo è inutile stare a recriminare, mi preparo già a sguainare il mio prossimo guerriero, che è nuovamente violinista. Qui c'è da notare lentezza paurosa di Banjirasu, che riesce addirittura a essere più lento di Kingler, e la sua martellata scalfisce gravemente l'armatura di Tyranitar, vista la super efficacia e la stab del tipo acqua. Incassa abbastanza bene il terremoto, soprattutto perché non è stabbata, resta a 35. La tempesta di sabbia lo riduce ulteriormente in fin di vita. Suo Banjirasu nel frattempo si ricarica con avanzi. Lui a questo punto ritira Banjirasu e manda Venusaur, convinto che usasse un'altra martellata. Invece no, lo spiazzo e uso la mossa sorpresa Forbice X, che è danno neutro su erba velena Venusaur. Qui la fortuna viene anche in mio aiuto una volta tanto, perché faccio brutto colpo e gli tolgo più di metà energia. E la tempesta di sabbia farà il resto del lavoro, perché indebolirà ulteriormente Venusaur. Violinista è ridotto ormai in fin di vita, a 5. Venusaur è più veloce di lui e così con Fango Bomb lo stende. Tempesta di sabbia appunto lo indebolisce ulteriormente. Preziosissimo questi due turni di Terrempeste che l'hanno indebolito ulteriormente, perché qui, ah ecco, qui è praticamente impazzito Riccio, non capisco perché ha usato Iperraggio che è due volte non efficace contro Roccia, Acciaio, Aggron e non Solarraggio, che sarebbe stato danno neutro, ma Riccio è sempre stato un mistero che cammina certe volte, non lo capisco. Io invece posso finire Venusaur con una micidiale metal testata del mio Aggron, anche lui una nuova recluta, e per lui il suo esordio. Come vedete, esordio col botto, perché subito fa fuori due Pokémon bestia come Tyranitar e Venusaur, anche Tyranitar con metal testata. Nulla poteva Tyranitar perché è anche più lento di Aggron, alquanto preoccupante la cosa, se è più lento di Aggron che di Kingler. E così, grazie a questo finale micidiale 1-2 di Aggron, riesco finalmente ad avere la meglio sul riccio e a far fare una gran bella figura alle mie nuove reclute e ai miei nuovi esordienti, per darvi l'appuntamento alla prossima lotta, che sarà la tredicesima, nonché la nona contro riccio, vi anticipo già.